Ciao Wanderers, oggi siamo a Clonakilty. Clonakilty è un paesino nella contea di Cork, a circa un'ora dalla città di Cork. In questo momento ci troviamo al Courtyard Bar, è domenica, è tranquillo come sentite, ci sono i tipici rumori dei pub irlandesi, pinte e piatti. Clonakilty è un centro piccolino, sono 4.000 persone, diventano circa 7.000 durante l'estate, ma nonostante sia così piccola è estremamente caratteristica. Infatti è stata votata miglior cittadina d'Europa nel 2017 e miglior posto d'Irlanda sempre nel 2017. Qui si sta bene, infatti oggi tra l'altro sto in maglietta e mi bevo una pinta lungo il fiume. Ok, ci sono dei lavori, ma è sempre una bella figata. Che hai preso? Club sandwich. Io invece gli sparo un hamburgerazzo vegano. La storia di Clonakilty è abbastanza lunga, nel senso sono stati ritrovati dei reperti preceltici, poi insomma ci sono stati i normanni, un po' come la Sicilia, ci sono stati gli inglesi, ci sono state due rivoluzioni irlandesi. Ufficialmente la città di Clonakilty esiste dal 5 maggio 1613. Tra l'altro il 5 maggio è una data perfetta perché è il compleanno di qualcuno. Una storia abbastanza curiosa su Clonakilty è successa nell'aprile del 1943. Un Boeing che viaggiava dal Marocco verso l'Inghilterra si è perso, pensando di viaggiare verso la Norvegia, è atterrato in una zona paludosa proprio qui fuori Clonakilty. E quando l'equipaggio è uscito pensava effettivamente di essere in Norvegia. Immagino la sorpresa. Classico è l'Irlanda, esce il sole e mi metto gli occhiali. Qui a Clonakilty ha vissuto e ha studiato Michael Collins, che vedete dietro di me. Michael Collins era un repubblicano irlandese, ma soprattutto il padre dell'Irlanda e il fautore dell'indipendenza irlandese. Mi trovo al Modern Railway Village, praticamente un po' come l'Europa in miniatura che c'è a Bruxelles o l'Italia in miniatura che c'è a Rimini, ma qui ovviamente i paesaggi sono tutti irlandesi. Guardate un po'.